Bella ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi volevo presentarvi al volo questa applicazione che si chiama Century City. Un'applicazione nuova, un po' strana, un po' diversa dal solito. Cos'è qua? 6, 20%, 8, non ce li ho, no? E cosa bisogna fare in pratica? Cioè questa cittadina, attenzione, intanto c'è un premio qua, apriamolo subito. E questa cittadina da costruire andando a scavare con un omino nelle miniere a cercare dell'oro. È molto semplice, è banale, però vi assicuro che è una droga. Come vedete qua c'è, ok, c'è lo scavo automatico, altrimenti poi c'è quello manuale. Premendo semplicemente lo schermo si va appunto, ok, attenzione, si va appunto a prendere tutte le risorse che ci servono. Questo è un altro pacco regalo, tra virgolette. Ok, accettiamolo così. Andiamo avanti. Ho notato che, esempio, se io lo faccio con un dito, prendo tot. Se faccio con più dita, guardate quanto sale la ricerca. Quindi tutte le risorse trovate, guardate quanto aumentano. Cioè, incredibile. Bello, bello, bello. Ed è una droga, perché comunque ti dà sempre questi pacchetti qua regalo. Vedete, non riesco mai a prendere quello blu, quello viola. Ti dà sempre questi pacchetti regalo, ti permette di aumentare tantissimo di livello e quant'altro. Ti permette di andare a costruire costruzioni, e adesso vi faccio vedere come. Se io poi metto lo scavo automatico e in più ci aggiungo le dita, cioè le risorse aumentano in maniera esponenziale. Siamo a 17 milioni. Quello che vedete in alto, dove vanno a finire tutto l'oro trovato, 17 milioni e 500 mila e passa. Cioè, micidiale. Adesso vi faccio vedere, dopo che finisce l'automatico, cosa si va a costruire. Ok. Andando poi sul menu, qua direttamente, a parte che ci sono tutti gli obiettivi che ti danno punti, anche per chi fa Game Center, comunque è comodo, è carino. Altro oro. Tutte le strutture che ci sono nella città danno continuamente oro, come vedete, non tutte, quasi tutte. Questa no, queste sì, queste sì. Non si può zoomare, però la grafica è veramente ben fatta e ben curata. A me poi i giochi così piacciono veramente alla follia, veramente belli, semplici, così per passare un po' il tempo ci sta, niente di impegnativo. Andiamo ad aumentare ancora di più il nostro piccone, ancora. Switchiamolo. Ok, adesso guadagniamo 2448 kg a tap, a click. Ancora di più. Switch, ok, 4896. Fantastico. Qua c'è qualcosa che posso fare, ancora no. Usciamo. Un altro premio, vedete, cioè è una droga perché ti continuano a premiare. È proprio un gioco semplice che ti continua a far aprire l'applicazione. Non ho messo le notifiche per non andare ad aggravare già la mia situazione attuale. Ok, e vedete, un altro obiettivo. Adesso mi fa, cos'è qui? Menu. Ok, va bene, ok. Posso aumentare questo, un altro regalo, un altro premio. Cioè veramente ragazzi, non scaricatela, fidatevi di me. Cioè è micidiale questa applicazione. Ancora più soldi, ancora più moneta, ancora più oro, perché ho velocizzato proprio ancora di più il piccone. Quindi 4000 e passa a picconata, a tap. Andiamo di auto. Quando c'è l'auto è stupendo, perché fa tutto da solo. E se usi il tap, cioè raddoppiate le risorse, vedete, 228.000, se poi tolgo scende a 95.000, che comunque è tantissimo. Aumentiamo, siamo a 4 miliardi a questo punto, ho perso il conto ragazzi. Facciamo finire, saliamo un attimo. Ho visto qua una cosa, sale 20%, cosa che fa se uso questo? Do you want to buy this? Proviamo, cosa succede? Ah ok, mi dà ancora più velocità quando vado ad utilizzare il tap in miniera. Il tap sarebbe ogni tocco.
Ok. Nulla ragazzi, questa era un'applicazione che sicuramente andrà. Ah, qua posso ancora aumentare, fantastico. Switch, upgrade. Ok. E sicuramente andrò a mettere nella mia playlist rubricone delle app. Ve la consiglio, io la sto giocando su iPhone, è molto bella, divertente. Non so se c'è su Android, poi faccio una ricerca e vi faccio sapere ragazzi. Nulla, era un video così veloce per presentarvi un po' qualche applicazione che sto utilizzando in questo periodo. Vi ringrazio come al solito ragazzi per il vostro supporto, i vostri like, commenti. Vedo che comunque siamo quasi 900 e passa iscritti, quindi vi ringrazio veramente tanto. E nulla, ci vediamo sicuramente al prossimo video ragazzi. Ricordate che il 19, se non erro, maggio esce il Casato dei Lupi. Ovviamente andrò a fare video a riguardo, su Destiny ovviamente intendo. E nulla, andrò magari anche nel prossimo video a fare Jurassic Park Builder. E appena esce la nuova applicazione, quella sempre su Jurassic Park ma rinnovata, diciamo, sia in grafica che in gameplay, ovviamente andrò a fare anche quella, non preoccupatevi. Detto questo ragazzi, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Bella lì!